Visto l'enorme interesse verso Pokémon 151, oggi ho deciso di aprire un altro box giapponese. E la nuovissima espansione che ha come protagonisti gli iconici Pokémon della regione di Kanto. A caccia ovviamente del God Pack e di Venusaur, Blastoise e il mitico Charizard Alternative Art. Riusciremo a completare il Pokédex e aggiungere in collezione questa raccolta? I primi 151 Pokémon? Dipende solo da voi. Fatemi vedere il massimo supporto possibile e vi porterò altri box. Attualmente su Fedex Store i box giapponesi sono esauriti, ma è in preordine la loro versione italiana. E se volete sbustare come dei pazzi il 22 settembre 2023, sono aperti i preordini. Collezioni, team, bustine e tanto altro ancora di super esclusivo, il link in descrizione. Anche una bella waifu card, devo dire, non mi dispiacerebbe. Vero, Erika? Vero? Vediamo bene. Buona visione! Ed eccolo qua, un altro bel box fresco fresco. Ovviamente, se volete scoprire di più su questo set, ho fatto un video apposito di ben 20 minuti. E quindi oggi ce lo sbustiamo molto velocemente. Che ne dite? Ci può stare? Come sempre, ecco qua le nostre 20 buste. Da 7 carte ciascuna. E il set ha veramente un sacco di novità, quindi se vi siete persi il primo video, recuperatelo, perché vi dico veramente un sacco di cose. Citandone alcune: il fatto del God Pack, il fatto che finalmente è tornato Kadabra dopo 25 anni di ban dal gioco di carte collezionabili Pokémon, dal Master Set che si può completare sia Pokéball che Master Ball, Psyduck e Mewtwo. Mamma mia ragazzi, che illustrazione pazzesca questa, Sembra proprio un tempio giapponese, le classiche scalinate che si trovano in Giappone per raggiungere i templi. Veramente folle sta illustrazione, bellissima, minimal al punto giusto. E ma perché non hanno fatto un set con solo questa illustrazione? Potevano fare il set 151 ma solo con le art rare. Sarebbe stato devastante. Un set totalmente full art. Ma che figata sarebbe! E soprattutto, ora, non fermatevi accanto, ma voglio anche i prossimi set full Johto, Hoenn, Sinnoh, Kalos, Unima e così via, Quindi non vi fermate solo accanto perché mi arrabbio. Cioè, un set con full carte di Johto, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Pokéball e Monsters. Tentacruel. Kadabra! Finalmente! Eccola qua l'illustrazione disegnato da Arita. Che lavoro importante, caro Arita, Eevee, Rhydon con la Pokéball e un Weezing. Finalmente il ritorno di Kadabra. E posso dirlo? Illustrazione degna di questo ritorno. Sono veramente troppo troppo contento. Quanti di voi sentivano la mancanza di Kadabra? Nessuno. No, dai. Non esageriamo. Ricordo che mi trovate anche al Rimini Comics. Non ve ne dimenticate ragazzi, Rimini Comics. Dal 13 al 16 luglio mi trovate allo stand Fedex Store, proprio in piazza lì sul lungomare di Rimini, insieme a tutti gli altri standisti. Passate a trovarmi, mi raccomando. E abbiamo Golem! Che figo questo! Una delle poche ex che mi piacciono. Guardate che artigli Golem, abbastanza insolito per lui, no? Tutte le informazioni su Rimini Comics le trovate sul sito di Rimini Comics e ovviamente nella sezione eventi del Fedex Store per scoprire tutti gli orari su quando trovarmi, eccetera eccetera. Ma io tendenzialmente sto là tutti i giorni dalle 6 del pomeriggio fino a mezzanotte, essendo una fiera notturna. Bellissimo Kadabra Pokéball! Ma che figo! E Omastar! La fiera di Rimini è per forza notturna, perché non so se ve ne state accorgendo, ma fuori sono tipo 50 gradi all'ombra e io sto registrando col cappello. Va bene! Ma la tradizione è tradizione, Come dire? Spaghetti in giapponese sono sempre stati col cappello, non posso rompere questa feed. Ho il signor condizionatore che mi sta tenendo compagnia, quindi grazie condizionatore per salvarmi la testa.
Pokéball, Slowpoke e Charizard. Charizard! Eccolo! Come vola! Adoro Charizard, lo adoro sempre. Non si può non amare questo Pokémon. Che figata. Bacioni per lui. Bella illustrazione, 330 leva anche un sacco. Bella, 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 bella questa, ragazzi. No, seriamente, a me la ex di Charizard piace. E piace ancora di più la sua versione alternative art, che mi ricorda lo Shining Charizard di Neo Destiny. Un bijou. Dai, Godpack! Riuscirò a trovarlo? Su 151 buste? Dovrei fare un video. Apro 151 pacchetti di 151 per completare il Pokédex dei primi 151 Pokémon. Ci starebbe. Poliwhirl, stupendo. Kakuna Pokéball e Nidoking. Ancora niente rare alternative art. E dai, me la fai trovare asterica? A me mi basta anche la versione full art, non per forza alternative. Che diamine. Bill! Al computer. Starà montando qualche video. Nidoking, Machop, Grimer. Tra l'altro mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa che ho trovato prima. Nidoking con la Pokéball. E attenzione. Ok, è arrivato quel momento. Sarà di nuovo un jeans full art. Giuro, mi ammazzo. Non sto scherzando, cioè la faccio finita, ragazzi. Veramente, cioè ti prego Erika. Cos'è? Dai, ma che sfiga però! Wigglytuff X! Ma dai! Ma mi vuoi male? Ma che è? E Wigglytuff? E Jinx? Che cavolo però! Vabbè, mi consolo mostrandovi questo bellissimo Haunter di Comiglia. Spettacolare. Vabbè. Dai, ragazzi, non posso aver trovato quel coso rosa. È orribile. Adesso io spero nel God Pack a sto punto. Ma io non so se si può trovare ancora il God Pack, eh? Si può trovare il God Pack? Boh. Secondo me no. Pokéball, Electabuzz. E basta! Una tortura! Ma che è? God Pack con full art trovata, secondo me, non è fattibile. Secondo me no. Infatti, guarda, l'unica cosa che trovo sono gli avanzi di questa mela. Artortle, Magikarp, Meo, madonna ragazzi, che sfortuna però. Ah, bello Squirtle! Una testa un po' strana, c'ha una testa un po' da kids, però boh, un po' strano. E vabbè, Marowak. Però nel precedente video ho trovato Wartortle, quindi molto molto bene ragazzi, eh. Ci manca ancora l'Art Rare e poi il God Pack, se dovesse esserci, quindi l'Art Rare non sarebbe male. E poi ricordo che il Pikachu con la Pokéball, cioè con la Master Ball, vale circa 200 euro, quindi bel Pikachu. Qualcuno nei commenti mi calcola la statistica per trovare un Pikachu con la Master Ball? La statistica dovrebbe essere 151 box per 20 bustine. Quella è la statistica per trovare il Pikachu Pokéball, cioè Master Ball. Ma perché mi confondo sempre? Inizio a innervosirmi, ragazzi. Non ho trovato niente, sono molto arrabbiato. Pokéball Execute e Electrode. Esplodi. Io non demordo. Posso ancora trovare questo Pikachu Master Ball. E poi sapete, se lo trovo cosa faccio? Lo mando anche a gradare. E sapete dove lo mando? Sì, proprio ad iGrading lo mando, ragazzi. Vi ricordo che se anche voi volete gradare le vostre carte, Federic consiglia iGrading. Trovate il link in descrizione. E Ninetales X, giusto per, no? Mandare le vostre carte a gradare è veramente una sciocchezza. Ci mettete letteralmente 5 minuti a compilare tutto sul sito, fate il pacchetto, lo mandate e vi tornano stupende. Perché il nostro case è pazzesco. Oh, anche se avete qualche carta firmata da me, potete mandare a gradare, così che ve la autenticano, ok? Tutto in descrizione, ragazzi, trovate tutto in descrizione. Ductrio, PJ, Poliwag. Oh, che bello! Che bello, amore mio! Bellissimo! Ragazzi, seriamente, questa è clamorosa, eh? Ed è, ve lo dico, la mia carta preferita del 751. Di una bellezza veramente sconfinata. Bello, 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 bello. Guarda, mi mette i brividi sta carta. Mi mette i brividi. Una bellezza. Wow.
Ottimo, perché abbiamo trovato tre illustrazioni rare diverse dal precedente box. E visto che devo completare il set, bene, sono contento, sono molto contento, anche perché a me piace sbustare, quindi Venonat, Pokeball e Chansey. Ancora niente Master Ball. Queste sono tutte le carte illustrazione rara che abbiamo trovato appunto nel precedente video e in questo qui. Bene, peccato per Jinx e Wigglytuff. Certo che tra tutti i Pokémon che potevano fare X hanno fatto Jinx e Wigglytuff. Ma io vado a uccidere qualcuno nella The Pokémon Company, cioè, ma perché poi? Perché Growlithe, Eevee, Gyarados Pokéball e Kabutops. Guarda che statisticamente è più difficile trovare Pikachu Master Ball che trovare Erika, Alternative Art, quindi... Anche se Erika la carta, quella base, quindi la supporter classica, con la Master Ball anche quella vale un bel po'. Ah, ok, Stadio Pokéball, va bene. Ultime tre bustine e non ho trovato questo Pikachu Master Ball, quindi nemmeno la Master Ball in sé per sé ho trovato, Qua Hitmonchan c'ha un po' la posa di Goku Super Saiyan 3 del film, incredibile. Spearow, Bulbasaur, Magmar, Master Ball Electrode. Porca miseria, era gialla la carta, mi sono spaventato. E che con il troll di Raichu. Pure Raichu mi ci metti nella bustina? Questo, raga, non uno dei miei migliori box, devo dire la verità. Un po' così. Sì, un po' così. Però sono contento perché intanto Charizard X l'abbiamo trovato. Peccato per il God Pack che, a quanto pare... Beh, non si chiamava God Pack se era facile da trovare, no? Quindi... Sensu, Pokéball e Aerodactyl. Ultima bustina, ragazzi. Andiamo a vedere se c'è il God Pack. Oh, niente God Pack. Di solito quando c'è il God Pack qui inizia già con una illustrazione rara. Lei, Erika, supporter, in versione Master Ball costa un bel po', circa un centinaio di euro, se non sbaglio. Magari è scesa. Pokéball Abra e Gyarados. Va bene così, ragazzi. Ci può stare, ci può stare. Vabbè, vabbè. Diciamo che poteva andarci decisamente meglio, però stiamo mettendo le basi per completare il set in full Pokéball. Quello Master Ball è praticamente impossibile se non acquistando le carte mirate. Ci proveremo, non credo, però Pikachu lo voglio, quindi nel caso lo comprerò a parte. Un bacione grande, i preordini su Federic Store per 151 in italiano. Vi aspetto, ok? Aspetta che Rimini. Un bacione grande, ciao ragazzi!